Talking about alternative beta ETF alternative beta, può descriverci la strategia del vostro nuovo ETF? So the new ETF is a so-called alternative beta fundamental ETF. Questo nuovo ETF è chiamato alternative beta fundamental ETF. Questo strumento è chiamato Alternative Beta Fundamental ETF. Attualmente sta replicando un indice sviluppato dal professor Robert Shiller. È il primo, a livello globale, basato sulla serie di indici Shiller-Barclays Cape Sector, sviluppati congiuntamente da Barclays e dal professor Robert Shiller, che utilizza l'indicatore Cyclically Adjusted Price to Earnings come strumento di valutazione all'interno di una strategia che ruota l'allocazione tra i diversi settori. Nel contesto dell'approccio di questo nuovo prodotto, esso consiste nel selezionare settori europei che sono sottovalutati, tanto che sono attraenti rispetto ad altri simili. In che modo questo ETF può adattarsi all'attuale contesto di mercato? So this ETF is for investors with a long-term approach, which are looking to. Per gli investitori, questo ETF ha un approccio di lungo termine che investe nei settori sottovalutati. Non solo, perché questo prodotto può anche avere un approccio tattico nel momento in cui un investitore vuole accrescere il valore della sua esposizione in portafoglio. Ha quindi diversi modi di utilizzo. Si può utilizzare una strategia oppure attuarne un'altra di rotazione dei settori, selezionando quelli che sono sottovalutati e che possono performare meglio rispetto ad altri in Europa. Last question, 2014 was a great year for ETF. Il 2014 è stato un buon anno per l'ETF. Cosa si aspetta per il 2015? The ETF market is growing and it's been growing at more or less 20%. Il mercato degli ETF sta crescendo all'incirca del 20-25% ogni anno. Anche il 2015 sembra poter essere un anno abbastanza positivo, soprattutto perché la maggior parte degli ETF sono basati sull'azionario, che dovrebbe ben performare, specialmente in Europa, dove siamo in un contesto di quantitative easing. In Europa gli ETF sono più a buon mercato rispetto ad altre aree, come gli Stati Uniti, ad esempio. Quindi, tornando al nostro nuovo ETF, questo può essere considerato un'opportunità per coloro che vedono l'Europa come sottovalutata, così come sui settori rispetto al resto del mercato. For the new ETF as being very low compared to the US. Thus, the new ETF is an opportunity for people who think Europe is undervalued and who want to pick up those sectors which are undervalued compared to the rest of the market.